Esorta la presidente dell'Azione Cattolica a rimanere raccolta nonostante il chiasso del mondo. Riporta un brano sul nulla scritto da un carmelitano. Campobasso, 9 novembre 1948. Pax Christi, sorellina cara, tu mi insegni che Dio è pace e che vivere in Lui e di Lui vuol dire vivere nella pace una vita di pace. Vivere nella pace vuol dire vivere di quella pace che il mondo non può dare. Chi dunque ti costringe al forte lavorio intimo, se sei tutta ripiena di Dio ed immersa in Lui solo? Gli uomini? Forse sì, saranno gli uomini, ma guidati da Dio, non rendendosi conto del tuo raccoglimento, del silenzio che vive intorno a te, perché le loro orecchie risuonano sempre delle opere del mondo, ma non lo fanno apposta e credono di far del bene a te e agli altri. Ma tu non confonderti, non puoi confonderti perché è al tuo fianco la mamma del cielo, che vigile, amorosa, ti presenta, offre ed unisce a chi disse pace meam vobis. Sorellina, desideriamo il Dio ed annientiamoci per essere rivestiti di Lui. Senti ciò che ci dice un religioso carmelitano: farsi nulla e mettere a disposizione di Gesù l'immensità del nostro niente, che sarà colmato da Lui nella perfetta comunicazione della sua vita divina. Farsi nulla è rinunziare alla nostra umanità, che Gesù riceverà da noi come una sua umanità nuova, per mezzo della quale Egli sarà in noi e noi in Lui. Continua ostia propiziatrice. Farsi nulla è espropriarsi di tutto per vivere nella comunione del corpo mistico, apostoli e riparatori sconosciuti, ma eroici. Farsi nulla è immolarsi per compiere perennemente la passione di Gesù Redentore. Finalmente, farsi nulla è misticamente morire per ripetere con verità: vivo, iam non ego, vivit vero in me Christus. La nostra Mamma Celeste ci prepari al bacio di Dio nella carità di Cristo. In lei, affezionatissimo Giuseppe Maria della Addolorata.